Sì, rieccoci qui con la seconda puntata del nostro Napoli, ragazzi. Ragazzi, innanzitutto dobbiamo andarci a prendere il portiere. Il sondaggione, ragazzi, ha risposto Gigio Donnarumma, quindi andremo a puntare Gigio Donnarumma come numero 1. Allora, innanzitutto dobbiamo vedere se riusciamo a scambiare qualche giocatore, magari riuscendo a pagarlo un po' meno, perché più o meno il prezzo non lo so di Gigio Donnarumma quanto dovrebbe essere. Quindi, allora, attaccante, difensore centrale o attaccante, difensore o terzino? Vediamo come difensori. No, come attaccanti no, e come terzini Isai, Gulam, Mario Ruiu. Io venderei questo, ragazzi, perché non lo conosco, non so chi sia. Ok, più 49 milioni. No, abbassiamo sui. Secondo me si può chiudere a 35 e mezzo. Secondo me 49,9. No, proviamo ad abbassare. Anche se comunque i soldi li abbiamo, però è troppo. Secondo me è troppo. Ok, 40 milioni, ragazzi. Buona, abbiamo pagato quei 10-15 milioni in meno. Adesso andiamoci a prendere il nostro futuro numero 1, che ci consentirà di arrivare e di qualificarci meglio, meglio, meglio alle coppe, perché questo è un Super Napoli, ragazzi, quindi dagli tutta. 5 anni per Gigio Donnarumma, va benissimo anche per loro. Ignoriamo la clausola e vediamo cosa ci chiede. Allora, come stipendio prende 23.000, io gli darei un 25 più un 400.000. Ok, perfetto, ragazzi, abbiamo preso il primo obiettivo, siamo riusciti. Potrebbero essere problemi e tutto. Allora, offerta di trasferimento per Koulibaly. Io Koulibaly non lo vendo, perché Koulibaly sarà uno dei nostri punti chiave di questa carriera. Quindi andiamoci a fare gli allenamenti con i nostri baby che stanno crescendo e tutto, i nostri baby giocatori. Mi sono scordato, mi sembra, però non sono sicuro, che non avevamo messo lo staff della primavera. Infatti non l'abbiamo messo. Quindi andiamo a prendere l'osservatore migliore. Quindi andiamo a prendere l'osservatore migliore, lo mandiamo in Italia. Ovviamente il nostro Napoli sarà italiano. E quindi andiamo avanti e avanziamo con la nostra bella carriera. Vediamo se riusciamo, se c'è qualche offerta o se magari prendere qualcuno. Ci stiamo già avvicinando alla partita di esordio, che non so contro chi. Questa è una bella carriera. Comunque, ah, la Lazio, abbiamo subito la Lazio, subito un big match. Intanto ci è arrivata un'offerta per lui, ossia, aspetta, 11 milioni, 10 milioni e 3, valore 8 milioni, penso che comunque ci stia. Allora, secondo me come squadra non siamo messi male, perché comunque come cambi. Ah, è vero, ci mancherebbe un terzino sinistro, ragazzi. Quindi mettemelo pure, perché io terzini sinistri decenti. Vabbè, so Barreca, però Barreca è appena andato via, è appena andato al Valencia, se non sbaglio. Ficata le magliette quest'anno, raga. Quindi quest'anno Barreca non lo possiamo prendere subito, perché comunque ovviamente è andato al Valencia. E siamo qua all'esordio, all'Olimpico di Roma, Lazio-Napoli, come esordio per il nostro Fefe Chanel, allenatore di questo Napoli, che quest'anno ovviamente ha detto quello che vuole. Quest'anno l'allenatore vuole il triplete. Quindi, ragazzi, benvenuti allo Stadio Olimpico di Roma, dove fra pochi secondi inizierà la prima partita di campionato di questo 2019 Lazio-Napoli. Speriamo di fare bella figura. Subito la Lazio con Sergej. Sergej che la passa verso Fernandez. Luis Alberto, giro palla per Fernandez. Ancora la Lazio che attacca. Ancora la Lazio con Immobile. Immobile ancora indietro per Parolo. Parolo, Sergej. Sergej ancora per Parolo.
Ancora Lazio con Immobile che la passa verso Maluklić, ma sbaglia tutto. Rimessa. Secondo me stiamo reggendo bene, ci manca. Così. Prova a ripartire la Lazio con Caceres ancora per Parolo ancora per Lucas che la prova a buttare lunga, ma Chiesa capisce tutto. Ecco che prova ennesima azione del Napoli. Ancora il Napoli con Insigne che la passa verso Chiesa per Isai. Il Napoli, ancora, il Napoli che prova ad attaccare, prova con compagni liberi, ma la Lazio si chiudono in 11, si chiudono. Ecco che prova a ripartire la Lazio, siamo all'87esimo, ancora la Lazio con Parolo che la passa verso Correa indietro per Caceres, ancora la Lazio con Sergei che la passa verso Lucas ancora 1-2 con Luis Alberto, ancora la Lazio, mamma mia, si capisce tutto, contropiede. Caleon, ancora, si ferma, la butta in mezzo, ma perché la buttano così in mezzo? Ecco ancora palla della Lazio e fischia, 0-0 per la Lazio comunque, c'è stata, abbiamo sfiorato anche quelle due o tre volte il gol, secondo me è stata una bella partita. Allora, andiamoci a fare gli allenamenti con i nostri soliti giocatori. Meret lo stiamo allenando bene, comunque è il vice Gigio Donnarumma, inglese, ovviamente anche lui sarà una pedina di quelle utilissime per il futuro del nostro Napoli. Non so se fare due o cinque stagioni col Napoli, essendo la prima comunque serie che faccio di FIFA 19. Sono ancora un po' indeciso se fare due stagioni o cinque puntate. E niente, ragazzi, detto questo, ci salutiamo qui prima della partita al San Paolo contro il mio AC Milan. Ragazzi, vi ricordo l'appuntamento con FIFA 19 con la carriera del Napoli, che con appunto la terza puntata del Napoli, che sarà esattamente domenica, ragazzi. Detto questo, un saluto al vostro FF Channel, ci vediamo alla prossima, bella!